Dopo mesi passati in città chiuse, diventa estremamente necessario ripensare al modo di vivere, trovare il coraggio in noi stessi di ripartire insieme. Ho voluto fortemente festeggiare la festa della musica a Montefano come gesto di rinascita della vita del nostro paese, un gesto di coraggio per iniziare un nuovo percorso tutti insieme. Pochissime realtà in tutta la regione festeggeranno in piazza come noi la festa della musica, e Montefano, la sua amministrazione che io rappresento, in questo hanno voluto proprio dare un esempio positivo. Mai come oggi vivere in un piccolo centro come il nostro ha molti lati positivi. Mentre le grandi città si interrogano sul loro futuro, sembra proprio che la risposta sia ritornare a vivere in realtà più a misura d'uomo, dove bisogna ritrovare i vecchi mestieri, dove ritrovare quelle tradizioni che immaginavamo non necessarie, quasi perse. Le giovani generazioni lo stanno capendo e dimostrano un vivo interesse al ritorno alla campagna, nel lavorare a contatto diretto con la natura, in spazi rurali connessi e tecnologici. Montefano è un paese ricco di bellezze, di opportunità culturali, e vuole esprimere con una nuova energia tutto questo, vuole ripartire. Montefano ha tanti luoghi belli e ne è l'esempio il luogo dove stiamo in questo momento. Nel pieno centro del paese troviamo spazi pieni di natura e di tanta bellezza. Il rilancio dei piccoli comuni come il nostro potrebbe diventare il motore di cambiamento dal nord al sud. Un cambiamento aperto al futuro, alla contemporaneità, alla vita. La tendenza del ritorno alla campagna disegna senz'altro il futuro. Con le grandi città chiuse si sono aperte in realtà le menti su panorami a perdita d'occhio, e Montefano ne è ampiamente provvista. Io quindi vi invito a venire per verificare voi stessi tutto questo, ma non solo, voglio invitare tutti i montefanesi ad aprirsi. In questo momento ci vuole coraggio, superiamo noi stessi e una volta tanto incominciamo a rilassarci, a divertirci. Ne abbiamo grande bisogno. Vi aspetto.